Buonasera da OneTV News e da Lorenzo Pardini. E adesso passiamo allo sport, vediamo adesso il servizio. Facciamo bene, abbiamo meritato questa 1, siamo partiti dalla B, siamo risaliti veloci fino a 1. È un traguardo storico. E secondo me la persona speciale a cui dobbiamo tutto questo è il presidente Tosi, perché lui è il vero motore di questa società. È un grande appassionato di pallanuoto e forse l'unico difetto che ha che a volte ci vizia troppo. Comunque noi continuiamo sulla nostra strada, anzi la miglioreremo. L'anno prossimo vogliamo che questa piscina per il campionato di A1 sia sempre piena, che i monzesi ci vogliano bene, l'hanno già dimostrato, sono dei cittadini bravi che ci seguono nonostante appunto il fatto che non siamo nati qui. Noi l'anno prossimo faremo due squadre giovanili di livello con due grandi allenatori, uno ha vinto le Olimpiadi, un altro è stato nazionale croato, quindi con una grande esperienza di settore giovanile. Vogliamo anche che finisca la storia che la Sport Management ha solo la prima squadra e non ha settore giovanile. Faremo una conferenza stampa, vi invitiamo tutti, anzi vi invito anche alla festa che faremo per la promozione in A1. E abbiamo un bellissimo rapporto con l'amministrazione, sono sempre presenti alle partite, cosa che in altre città senza fare nomi non avviene, e quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Noi abbiamo già contattato alcuni giocatori in fase di termine di campionato di A1, in settimana renderemo noti i primi nomi, alcuni hanno già un precontratto in mano, quindi se non fanno scherzi, ma non li fanno, sono già nostri giocatori, vi garantiamo che faremo una squadra che non si batterà solo per salvarsi. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e continuate a vedere la nostra programmazione.